Se gufiamo insieme ci sarà un perché. Gufiamo la rubla Juve stasera. Se gufiamo insieme ci sarà un perché. Gufiamo la Juve stasera. Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Naturalmente, amici gobbi, dai, cioè gufferò di brutto, Naturalmente, però ho sempre detto che se vincerete la Champions vi farò i complimenti. Se uscireste fuori dalla Champions non farò video sfottò per rispetto, comunque sia, perché non sono nella condizione comunque di prendervi in giro, visto che sono 8 anni che vincete lo scudetto e sono 8 anni che praticamente in 8 anni ci avete dato tipo 300-400 punti di stacco. Quindi per cui si gufa insieme stasera, anche se secondo me a Lione la Juve, anche se va senza tifosi, non avrà questi grandi problemi comunque. Cioè, Lione non lo conosco come squadra, però sinceramente conosco la Juve che è una corazzata. Difficilmente, poi gli è entrato anche Chiellini, quindi la Juve secondo me, guardate, allora, Chiellini sono contento che è entrato per l'Europeo, non per la Juve di certo. Perché io sono convinto che Chiellini, che all'Europeo non ci farà comodo, comodissimo, e lo vedrete anche. Detto questo, è un po' che non mi metto la cremina, mica adesso l'ho vista qua, vedi, perché vedi, non la metti tipo una settimana e ti dimentichi della cremina e dopo, la cremina del Donato, la cremina del Donato, la cremina del Donato, la cremina del Donato. È una bomba sta crema, ragazzi, veramente, è una bomba. Poi quando è finita la crema proveremo anche lo spray, sempre del Donato, che vi dirò com'è. Dunque. Allora, ieri Napoli-Barcellona 1-1. Innanzitutto, grazie per la bellissima live che abbiamo fatto assieme. Grazie mille per tanti soldi che avete donato ieri per il canale, al Muffo, al Benedetto, al Nico, a tutti gli altri, Daniele, a tutti gli altri che non mi ricordo anche il nome. Portate pazienza, vi ringrazio veramente a tutti. E 3 ore e 15 di live che dopo 2 ore e mezza, dopo un po' c'avevo la vista che inizia praticamente. Io veramente non so l'asso come cazzo fa veramente a fare addirittura 4 ore e mezza. Perché ragazzi, guardate che non è facile. Cioè, leggere tutti i messaggi, leggere e ripetere per 4 ore. Guardate che è veramente stancante. Non è, sembra una cagata, ma non lo è. Poi addirittura, figuratevi, io devo seguire anche il bar. Figuriamoci comunque. Però comunque cazzo, vedo che l'asso addirittura per 2 volte 4 di là è veramente, c'è. Cioè, bello tosto l'assetto, veramente bello tosto. Cioè, io 3 ore e un quarto ieri sono arrivato su che veramente ero nel mondo delle nuvole, neanche mi volevo spogliare tra un po' per entrare nel letto da quanto ero stanco. Comunque, andiamo avanti, grazie ancora per la bellissima live. Comunque saremo ancora in live domani sera e naturalmente sabato sera. Indi per cui, allora, non ho capito una cosa, ragazzi, ma come mai. Cioè, Inter-Juve si gioca a porte chiuse e mi hanno detto che invece Juventus-Milan si gioca a porte aperte in Coppa Italia. Spero che sia una cagata, perché se andiamo verso una direzione nel senso di sicurezza e tutto, va benissimo. Io sono d'accordo, come dispiace ragazzi, perché ha pagato gli abbonamenti e tutto quanto, però io sono d'accordo sul fatto comunque sia per la sicurezza di giocare comunque a porte chiuse, di non creare panico, cose ancora di più di quello che stanno creando i media, ok? Se vogliamo essere sicuri, a parte che vi ripeto, per quanto mi riguarda, per il mio pensiero, questo virus qua, è una semplice influenza fortissima che sta colpendo letalmente le persone che già avevano patologie, ok? Quindi, per quanto penso io la cosa, ok? Vogliamo chiudere, fare. L'importante è che il campionato vada avanti, poi stadi chiusi o aperti, naturalmente vedere lo stadio chiuso non è una tristezza di più. Comunque tutti quelli che avevano l'abbonamento e tutti quelli che avevano acquistato i biglietti vanno tutti rimborsati uno per uno. Come vanno anche rimborsati i bar, addirittura ho visto qua Villa Franca Verona, addirittura che Liberilla è chiuso alle 6, ma chi è che li rimborsa questa gente qua? Cioè questa gente qua, chi ha subito un danno per questa cosa, va rimborsata soldo per soldo, ma stiamo scherzando. Nella maniera più assoluta, cioè i locali che chiudono, gli stadi, la gente che non può andare allo stadio, che ha già comprato il biglietto, va rimborsati, tutti va rimborsati. Da chi? Da chi ha creato questa cosa? Dal governo cinese che dovrà pagare multe, su multe e tutto quanto, l'hanno creato loro, dicono su virus qua, o se non l'hanno creato loro, bisogna vedere chi l'ha creato. Punto e stop, perché comunque si sta mettendo a ferro e fuoco
tutta l'Italia, addirittura noi non ci vogliono neanche negli altri paesi, addirittura si sono scambiati i ruoli, a Ischia addirittura, i Veneti, i Lombardi non ci vogliono, non possiamo andare lì a Ischia, tranquillo che non avevo intenzione già di venirci, con tutto rispetto per Ischia che non sono mai venuto, ci verrò magari più avanti, ma comunque hanno bloccato praticamente Ischia, i Veneti, i Lombardi, che in Veneto e Lombardia non potete entrare a Ischia, ma boh, ce ne staremo a casa nostra, andiamo dall'altra parte, cosa vi devo dire, ci sono catapultati i ruoli, prima erano i terroni, fra virgolette, che non potevamo venire su, adesso siamo noi terroni del nord che non possiamo andare giù per questo che è successo di virus, vabbè, pazienza, cioè veramente è assurdo, però mi viene da ridere, ci rido sopra, ma c'è da piangere, comunque vabbè. Allora ragazzi, molti mi avete chiesto ieri di fare un video sul mercato del Milan per i vari Teo Hernandez e Bennacer, un ragazzo che non mi ricordo come si chiama, che lo saluta in faccia adesso. Voi quando mi scrivete, io prendo sempre spunto per fare i video, perché molte volte in settimana non so che cazzo dire sinceramente, e infatti adesso prendiamo spunto. Allora, il mercato del Milan con Teo Hernandez e Bennacer, che li abbiamo presi soltanto a 20 milioni di Teo Hernandez, che adesso ne vuole almeno 70, e Bennacer, aspetta che è arrivato il baffo, che gli facciamo il caffè al baffo. È arrivato il baffo con noi, eccolo qua il baffo, il lucetto. Bella. Ciao ragazzi, fate i bravi. E forza Milan. Ovvio, bravo Lucio, vedi, lo stiamo traviando. Ottimo direi Lucio, ottimo atteggiamento Lucio. Ottimo atteggiamento. Dunque praticamente stiamo parlando con i ragazzi degli acquisti del Milan di Bennacer e Teo Hernandez. Bisogna dire che il mercato del Milan con questi due acquisti qua che abbiamo preso praticamente, Bennacer non abbiamo pagato niente, secondo me adesso Bennacer 40 milioni minimo li vale, Teo Hernandez ne vale almeno 70, perché non ne vale almeno di 70, io lo venderei anche a non meno di 100, perché lasciando stare le ultime due prestazioni, comunque ragazzi, un terzino come Teo Hernandez, secondo me moderno così, fisicamente così, secondo me in Europa si contano veramente sulle dita, quindi bisogna dire che la campagna acquisti del Milan non è stata poi neanche magari così scarsissima. Ciao Lucio! È stata scarsa, ma non scarsissima grazie a questi due acquisti qua. Poi addirittura molti ragazzi che conoscono Krunic mi dicono che addirittura è più forte di Bennacer. Per me è un'esagerazione, non scherziamo neanche. Bennacer veramente sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore, assolutamente. Adesso è un gran giocatore che può diventare un campione. Cioè quando parte palla al piede come smistala, non ha paura di perdere la palla. Ogni volta che c'è questo cambio di passo, poi di 4-5 metri, veramente che praticamente ti dà la superiorità numerica, perché prende, capovolge l'azione e riparte. Cioè veramente mi fa impazzire quando passa, cioè uno snowboardista, lui è uno sciatore, quando passa, cioè è marocchino sciatore, quando algerino, cos'è che è algerino, marocchino, che cazzo non mi ricordo, algerino scusate, cioè l'algerino con lo snowboard, praticamente quando ci fa le gincane che riparte palle al piede, è uno spettacolo vederlo, l'abbiamo pagato poco, adesso vale tanto, mentre Teo Hernandez invece l'abbiamo pagato veramente molto poco per quello che realmente vale, è stato veramente un acquisto azzeccato da Maldini. Quello che è stato sbagliato, lo ripeto ancora, e non aver riscattato Bakayoko, però magari Bakayoko lo prenderemo quest'anno, mica come se mi cadono i bicchieri, sono rovinato, bicchieri nuovi, e lo prenderemo quest'anno, sicuramente non a 30 milioni perché è in scadenza, lo prenderemo magari a 15 milioni, sarà un altro affare anche Bakayoko metterlo di fianco a Bennacer. Mentre l'errore, vabbè, magari Bakayoko non c'erano soldi, l'errore secondo me è aver strapagato così tanto uno come Leao. Cioè Leao ancora, se non gioca ci sarà anche un motivo, vabbè che è arrivato anche Ibra e tutto, però se non gioca. E poi un altro ottimo acquisto è stato lo scambio Rebic con André Silva. Il problema adesso è che Rebic ce l'abbiamo nel culo, perché se lo vuoi, questi qua minimo ti chiedono 40 milioni, e sono tanti. Perché conoscendo l'Eintracht sicuramente, già che gli abbiamo fatto il furto lì alla fine, questi qua minimo ti chiedono 40 milioni, e io comunque il rapinatore seriale lo rivorrei con me tutta la vita anche l'anno prossimo. Sarà difficile tenerlo se questi qua sparano alto, anche perché André Silva non lo sto seguendo, ma non mi sembra che stia ottenendo questi grossi risultati grazie a Mirabelli per questo successo che ci ha portato in Germania. Comunque vabbè. Poi cos'è? Volevo parlare anche di un'altra cosa ma non mi ricordo. Ah, Gattuso. Allora, ieri Napoli-Barcellona.
Allora, Gattuso ieri tutti mi hanno detto catenacciaro, ma contro il Barcellona, ragazzi, non puoi non giocare non così. Ieri ha fatto, Gattuso ha messo giù bene la partita, ha ingabbiato Messi, ha fatto una gran partita, magari sta crescendo anche con l'allenatore. A me non mi piaceva l'anno scorso perché faceva sto cazzo di tiki taka nell'area di rigore, che adesso vedo che il Napoli non lo fa, comunque gioca tutto sulla profondità e non lo fa più questo tiki taka, lo fa ma molto molto di meno rispetto a quando lo faceva con noi, che non si poteva mai buttare via una palla, ma palla con queste difficoltà la spedisci nella loro metà campo, la spedisci immediatamente proprio. Questa cosa che di Gattuso mi faceva innervosire con questo 4-3-3 dove c'era Higuain che non beccava una biglia, cioè nella maniera più assoluta. A me Gattuso come allenatore, sinceramente, non come uomo tantissimo, come allenatore a me non piace. Comunque lì sta facendo bene adesso, comunque, al Napoli. Ieri ha ingabbiato Messi, Messi ha fatto praticamente un cazzo ieri. Comunque vabbè, Napoli là con l'1-1 è difficilissimo che passi, ovviamente. Però vabbè, ha fatto una bella figura ieri, cioè complimenti con Carino che è in casa col Barcellona, non ha perso, anche se il Barcellona vi dico che non vincerà la Champions quest'anno perché non è più quello degli altri anni, nella maniera più assoluta, senza Suarez ha perso tantissimo, a mio modo di vedere. Boh, detto questo ragazzi, ci inventiamo un bel video oggi, pomeriggio, vediate, scrivetemi sotto di cosa volete che parlo. E niente live stasera, che l'ho già fatta ieri. Naturalmente i giorni della live sono martedì, il giovedì e sabato, sempre se non c'è Milan sabato sera, quindi che slitta domenica. Continuiamo a iscriverci al canale YouTube in massa, clic, campanella di aggiornamenti, prego, clic. Ragazzi, un grosso abbraccio, un grosso bacio, ci vediamo oggi pomeriggio, show belly.